Polidoro Caldara da Caravaggio è stato un pittore e disegnatore italiano vissuto nella prima metà del Cinquecento. Nato in Lombardia a Caravaggio, egli trascorse gli ultimi 14 anni della sua vita a Messina, in Sicilia. Fu un artista molto noto nella sua epoca. Polidoro Caldara era di scuola raffaellesca con un forte timbro classico. Fu probabilmente questa sua passione smodata verso la cultura greca e latina che lo condusse a stabilirsi a Messina, dove, contrariamente a ciò che avveniva nella penisola, si viveva un momento di equilibrio politico e di grande prosperità economica. A Messina vi era inoltre la possibilità di entrare in un ambiente culturale di primo piano, di respiro europeo, animato da intellettuali quali il famoso abate, matematico, astronomo, architetto, storico e scienziato, Francesco Maurolico. A Messina in quel periodo si andava affermando quello stile classico aulico che poi condusse il Montorsoli, sul finire del secolo, a realizzare opere come la Fontana di Orione, considerata il più bel complesso scultoreo dell'Europa del Cinquecento. Polidoro Caldara fu un artista molto prolifico, in particolare con i disegni e gli inchiostri. Disegnava di continuo, spesso senza alcuna committenza, solo per il piacere di farlo. A Messina, fino al XVII secolo, esistevano ingenti collezioni dei suoi disegni, come quelli appartenenti alla famiglia Ruffo e al pittore seicentesco Agostino Scilla. Oggi non ne rimane quasi più nulla. Per fortuna, gli incisori del Seicento, colpiti dalla sua bravura, li hanno copiati e stracopiati, facendoli circolare in gran numero ed in ogni parte dell'Europa. Quelle che vedete sono infatti incisioni del Seicento, realizzate su un modello di disegni di Polidoro non più esistenti. Sono custodite al Museo Bonnemahan Schanbeningen a Rotterdam.